la gravità mi indica la via per affrontare ogni paura. Il fatto di farlo da solo al di fuori dei Platinum, anche questa forse è una scelta per mettermi alla prova totalmente, sia come musicista, come compositore, come scrittore di testi, è il modo, secondo me, almeno l'ho sfruttato come modo per mettermi alla prova totalmente e per ricominciare, dammi un, come dire, mettere un punto fisso ad un periodo della mia vita e ripartire con, diciamo che non voglio pormi dei limiti di nessun tipo, nel senso non voglio decidere drasticamente scrivo in italiano, scrivo in inglese, voglio lasciarmi aperte qualsiasi strada, ma più che altro perché è dettata dall'ispirazione. O meglio, se voglio scrivere in inglese perché sono ispirato in quel momento a scrivere in inglese, scrivo in inglese. Se voglio scrivere in italiano, voglio sentirmi libero di farlo. Di certo la lingua limita o comunque ti vincola a un determinato tipo di utenza, in questo caso un pubblico prettamente italiano, però non voglio prendere decisioni drastiche. Questo pezzo, diciamo, nasce la parte musicale, era un'idea musicale che già avevo scritto, composto tempo fa, e della quale non ricordo precisamente né come né perché. Insomma, è stato un momento di quelli di ispirazione totale. E mentre la parte testuale del pezzo è stata ispirata più che altro leggendo in particolare alcuni lavori di Carlo Rovelli, ed in particolare questo qui che abbiamo deciso di inserire anche nel set, che è L'ordine del tempo, dove Carlo Rovelli, diciamo che lui studia principalmente la fisica quantistica e nello specifico analizza proprio il tempo, ok? E qui in questo libro ne parla in maniera abbastanza approfondita e mi ha ispirato la composizione di questo testo, che ho immaginato come un dialogo tra una persona, un essere umano e l'entità tempo, il tempo visto come entità, e in questa eterna lotta che è quella che purtroppo alla quale noi siamo soggetti e siamo soggiogati, dell'essere comunque mortali. Quindi anche se il tempo come concetto, come percezione, noi lo viviamo, lo percepiamo, ma è una visione sfocata quella nostra di esseri umani, però in ogni caso ne subiamo in qualche modo gli effetti, e questo è quello che ho cercato più o meno di raccontare nella canzone. Diciamo che non mi sono posto questo tipo di problema nel momento in cui ho iniziato a scrivere. Nel senso, quando scrivo cerco comunque di far emergere la parte più inconscia o comunque subconscia della mia personalità. Probabilmente mi trovo in una fase della mia vita comunque di cambiamento. Quindi tutte le scelte, anche il fatto di scrivere questo, il primo brano che scrivo in italiano, o comunque alcune determinate scelte che ho fatto anche musicali, probabilmente rispecchiano questo mio bisogno di cambiamento. E il fatto del tempo, che in qualche modo è una visione un po' ciclica in questo caso del tempo,
probabilmente è un concetto che ho a livello inconscio, l'ho interiorizzato o comunque lo sto esternando in qualche modo in questo lavoro. E nei Platinum, nel disco Fantasica in particolare, sì, c'è un riferimento molto importante proprio alla circolarità del tempo, a questo discorso dell'eterno ritorno. Però, quindi sì, evidentemente sono concetti che comunque mi in qualche modo mi affascinano e me li trascino nelle mie produzioni. Però in questo caso specifico, e per rispondere anche alla domanda di prima, cioè ci troviamo in questa casa, è stata la prima casa dove ho abitato appena arrivato in Italia, ero un bambino, avevo 2 anni, quindi si può dire che i miei primi ricordi consci li ho qui, li ho in questa casa che ormai è abbastanza in disuso, però qui ci sono legati determinati i primi ricordi che ho a livello proprio cognitivo. E il fatto di tornare qui e girare questo video in particolare qui, probabilmente è una scelta proprio legata al discorso di circolarità nel tempo, cioè alla fine quale posto migliore per girare questo video se non qui, per me. E la figura di Tom Will sta diventando per me un po' un fantasma, perché me lo ritrovo un po' ovunque nelle composizioni. Cioè in realtà non è, in questo caso non è lui, non c'entra niente comunque questa figura che ho creato per il disco dei Platinum, ma non mi piace, questa è una cosa che piace a me, avere sempre dei fili conduttori in tutti i lavori che faccio e lasciare dei rimandi. Però la figura di Tom Will in questo caso è contestuale, perché per chi conosce il lavoro con i Platinum sa che la storia di Tom Will è la storia di una persona intrappolata in un anello temporale di 24 ore. E in questo video, nello specifico, quello che succede è più o meno lo stesso, tra virgolette, o meglio, non è proprio lo stesso, ma c'è un'altra volta il senso di circolarità del tempo. Non lo so, cioè non so risponderti a questa domanda, perché per me è un mio lavoro, è una mia creatura, e quindi l'ho seguita in tutti i suoi aspetti. Cioè per me è normale seguire un mio lavoro o una mia creazione sotto tutti i punti di vista, da quello musicale a quello compositivo a quello del video. Cioè per me sono tutti elementi dello stesso puzzle, che compongono un puzzle più grande. E di certo non so, le mie doti come attore non sono sicuramente eccelse, però mi è costato un bel po' di capelli. Ecco, adesso sei riuscito a fare un'analisi ancora più profonda e sei riuscito a cogliere un altro di quegli elementi che io voglio trasmettere con la canzone, però sotto uno strato, diciamo, un altro strato ancora di percezione. Quindi sei riuscito a cogliere anche quest'altra sfumatura, che è quella della dualità, che è un altro elemento che mi affascina, ed è proprio così, nel senso ritengo che tutti, noi tutti esseri umani, siamo degli esseri in qualche modo, cioè dentro di noi abitano degli esseri contrapposti, e abbiamo qui, cioè, insomma, si aprono dei discorsi infiniti di filosofia e teologia che possiamo riassumere, insomma, nello yin e lo yang, no? Il bianco e il nero, l'ombra e la tenebra e la luce. Questi sono, come dire, demoni e angeli che vivono dentro tutti noi.
Certo, ripeto, l'ombra e la luce, il bene e il male, sono concetti che ci formano. Torno allo yin e lo yang, perché nello yin e lo yang è ben spiegata questa cosa, ovvero ci serve tanta luce quanta tenebra, tanto bene quanto male per completare una forma, esatto, diciamo, per dare l'equilibrio, sì, per darci l'equilibrio, cioè è una questione di equilibrio, dove c'è scompenso da un lato e dall'altro c'è un disequilibrio. Quindi io quello che almeno come essere umano, quello a cui ambisco è a cercare, a trovare questo equilibrio.